primo B-SUV premium completamente elettrico, DS3 Crossback E-Tense unisce esclusività nel design, raffinatezza di allestimenti e funzionalità a un concentrato di tecnologia avanzata. Il motore da 100 kW è abbinato a una batteria agli ioni di litio da 50 kWh, che consente un'autonomia di 320 km nel ciclo WLTP, con un'accelerazione da 0 a 50 km/h in appena 3,3 secondi. Tra le modalità di guida, Eco per massimizzare l'autonomia, Normale e Sport per un surplus di coppia, cui si aggiungono due soluzioni di recupero dell'energia ereditate dall'esperienza di S Automobile nel campionato delle monoposto di Formula E. Uno stile unico e innovativo che si coniuga con un'eleganza innata. DS3 Crossback si distingue nella categoria dei SUV premium per raffinatezza e cura dei dettagli, concentrato di lusso nella scelta dei materiali e alta tecnologia che comprende avanzati sistemi di assistenza alla guida. Completa la gamma con motorizzazione a benzina 3 cilindri PureTech fino a 155 cavalli e diesel blu HDI da 100 e 130 cavalli, cui si aggiunge la full electric E-Tense. SUV alto di gamma, che rappresenta il massimo livello di eccellenza del brand DS per raffinatezza e tecnologia, DS7 Crossback E-Tense 4x4 offre la più alta efficienza e versatilità di guida per la sua formula esclusiva. Ibrido plug-in a trazione integrale, mette in campo un motore turbo benzina e due motori elettrici per una potenza complessiva di 300 cavalli e prestazioni eccellenti sia su strada che in off-road. Il sistema ibrido, con emissioni di CO2 su circuito misto di 34 grammi per chilometro, consente inoltre di viaggiare in modalità completamente elettrica per 58 chilometri. Primo podio per Antonio Félix da Costa nel Gran Premio di Santiago del Cile, che segna anche la 50ª partecipazione del team DS di Città nelle gare per monoposto elettriche di Formula E. Sfortunata la prova del due volte campione Jean-Éric Vergne, costretto al ritiro. Pallas, un nome diventato celebre e legato ai modelli di prestigio della mitica DS. Nel 1964, al Salone di Parigi, viene presentata la rivoluzionaria DS19, in campo dal 1955 in un allestimento particolarmente ricco e con finiture di lusso. Con chiaro riferimento alla sigla DS, Dea in francese, si sceglie Palla de Atena, Dea dell'Olimpo, per identificare le versioni top che accompagneranno la vettura fino al 1975, quando l'ultimo esemplare prodotto dallo stabilimento di Cué de Chavel fu proprio una DS23 Palace.